Bene, siamo al terzo album della coppia Rosato e Conti. Allora, la prima volta che ho sentito i pezzi contenuti in questo disco, ho pensato che c'è ancora qualcuno nel mondo che crede alla libertà, fregandosene del giudizio. Lo si fa perché ci piace fare così, punto. E vai. Allora, quattro inediti più una ripresa. Darsene caffè, quattro pezzi che in qualche modo attraversano un po', no? il vissuto personale, tant'è che questo album si intitola Questa vita che racconto, e poi alla fin fine è una sorta di filo conduttore. Questa vita è il tuo racconto, te ne stai rendendo conto. Ogni carta è una partita, ogni immagine è svanita. Non ci è dato di sapere quando il tempo passerà. Questa vita è il tuo racconto, te ne stai rendendo conto. Allora, dal punto di vista delle parole, non è più qua. Dal punto di vista delle parole, i testi parlano di tanti argomenti. C'è l'amore in un testo, Che meraviglia sei. Che meraviglia sei incontrarti qui. Sembra un'alchimia, è magia. Sai com'è? Sai che c'è? Non immaginavo che ci fosse al mondo tutta questa meraviglia. Meraviglia sei, non ci crederei se non fossi qui. È magia, sai com'è? Sai che c'è? Non immaginavo che potessi esistere come una favola. Non mi svegliare, no, no, non pensavo che ci fosse al mondo tutta questa meraviglia. Meraviglia. Questo disco è stato registrato utilizzando un computer, perché ormai è il 2024 e ma pensandolo come in analogico, quindi sì, è un po' è il mio spirito quello. Ora dimmi. Naturalmente la nostra cifra distintiva è sempre lo swing, che abbiamo cercato di declinare in vario modo, e una declinazione valorizzata anche dall'apporto fondamentale del nostro nuovo partner, che è Marco Matti. Questo è un vecchio geloso. Questo è un geloso, sì. Anno 69. 69? Sì, no, beh, anche lui anni 50. Ha fatto un tour in Spagna, questo microfono qua, ed è sopravvissuto, quindi si è conquistato la pensione proprio meritatamente. Un Dopo che ha geloso. vissuto una vita e ha fatto anche un tour in Spagna, quindi direi che ok, basta. Quindi io Adesso non ti muovi più dallo faccio studio, basta, va esattamente. bene, stai qua. C'è così un divertissement. Genova è il mio Brasile, che racconta un po' di una vacanza, anche ripensando alle vacanze di quando eravamo piccoli noi. Che cosa stai editando adesso? Questa parte di percussioni qua. Ok. Che parte così. Senza percussioni non sei in Brasile, sei a Milano, però non va bene. Milano lunedì. Mal, malissimo. Genova stasera sei il mio Brasile, forse sto sognando tra gli scogli, non svegliatemi fino a domani. Ad esempio, in Genova è il mio Brasile, secondo me si sente proprio questa libertà, questa voglia di non avere riferimenti e di fare quello che si passa per la testa. E poi c'è quest'ultima canzone che è stata scritta una settimana prima di arrivare qui in studio da Marco Matti, che si chiama Voglio spingermi più in là, che sembra
una canzone d'amore, ma in realtà è qualcosa di più, di nuovo, non, è inaspettato, perché il testo mi è arrivato così, non so bene come, ma che è un dialogo con, dico io, l'infinito, con quel qualcosa, quel qualcuno che ogni tanto compare nella nostra vita, nella nostra fantasia, in un momento di intimità e con cui abbiamo bisogno di rapportarci. Voglio arrendermi con te, come se fosse il primo istante di una nuova intimità. Voglio spingermi più in là, dove suonano le note della nostra dualità. Vedi, la vita va così, dici sempre, pensi che questo sempre sia per sempre qui con te. C'è cosa ancora? Darsena Caffè, grande ripresa. Poi abbiamo ripreso Darsena Caffè, volevamo farla, è un nostro cavallo di battaglia, noi diciamo che facciamo il naviglio swing, quindi Darsena Caffè ci voleva, lo volevamo rifare come ce la sentiamo oggi, in un modo forse più tradizionale ma più moderno nello stesso tempo. Ci diamo appuntamento dentro Darsena Caffè, mi siedo e do un'occhiata sull'All News, ti cerco a lungo l'occhio, chissà se sei su quel tram, se spunti colorata, strana idea, con un sorriso ordino un caffè. La telefonata e ti ricordi il rendezvous. Scusa davvero, ma c'è un amico qui con me. Oh. Aspetto un'ora, no, mi arrendo, cosa vuoi? Non sarà più importante di me.